amici di Fano TV, ben trovati. Per questo speciale ci troviamo a Fano al TAG Hotel per una conferenza stampa di celebrazione dei 60 anni di Trevalli Cooperlat, la società cooperativa agroalimentare del settore lattiero caseario che raggiunge questo traguardo importante. Ma andiamo subito ad incontrare i nostri ospiti e a sentire cosa dicono. Un traguardo importante di una società che è riuscita con una filosofia importante a raggiungere degli obiettivi strategici. Sì, la filosofia di Cooperlat è sempre stata quella di operare, fare in modo di anticipare le tendenze del mercato e puntare a prodotti di tipo industriale che ad alto contenuto. Prodotti che sono sia a base latte che a base vegetale, che hanno portato Cooperlat a essere uno dei primari attori sul panorama nazionale. Un fatturato di oltre di circa 250 milioni di euro per 60 milioni all'estero, quindi per una quota superiore al 25% viene destinata all'estero. E un fatturato composto da prodotti innovativi e per oltre il 50%. Prodotti che c'è anche una base vegetale, quindi stiamo cercando di ampliare anche maggiormente questa base vegetale, la filiera agricola a supporto della base vegetale, e che anche per il futuro vuole andare in questa direzione nella ricerca di prodotti innovativi che sono più in grado di finalizzare e valorizzare il prodotto conferito dai soci. Avete adottato una politica di sicurezza alimentare, la salvaguardia del prodotto ma anche dell'ambiente? Sì, in questo senso la responsabilità sociale di Cooperlat ci ha portato a pensare, a interessarsi a un progetto che è un progetto di filiera, perché riguarda i nostri produttori, i nostri allevamenti, per fare in modo che questi possano meglio contrastare una perdita di valore, una perdita economica per il fatto, soprattutto nelle zone montane, nelle zone collinari, dove la complessità degli allevamenti e i costi di produzione sono maggiori. Però c'è anche da parte della generalità del paese un'attenzione nei confronti dei territori non urbani. Quindi, di fatto, partendo da questa considerazione, partendo dal fatto che c'è un riconoscimento dei prodotti certificati di qualità STG, DOP, Casciotta e quant'altri, un interesse a proporre questi tipi di prodotti e quindi a cercare di valorizzare sempre più quelle zone e collegarle agli allevamenti di quelle zone. Il 60° anniversario è un punto non di arrivo ma di ripartenza con un nuovo progetto che abbraccia anche il sociale. Certo, dal punto di vista aziendale abbiamo appena approvato un progetto industriale 23-27 che si propone una crescita importante. E quindi la nostra linea direttrice è questa, assieme anche a quella riferita al progetto di filiera e di territorio che ho appena accennato. Nell'ambito dell'attività di Trevalli però c'è sempre un'attenzione verso la socialità, verso la cultura, verso le iniziative di questo genere che sono supportate. D'altra parte la natura cooperativa, i principi cooperativi ci portano senz'altro a questa azione. Onorevole, quanto i prodotti del territorio sono importanti per il Made in Italy e quanto conta la cooperazione, di cui Trevalli ne è un esempio, per una zootecnia funzionale? Entrambi fondamentali, la qualità è l'elemento cardine della nostra economia. Noi non siamo una nazione di quantità eccezionale, siamo una nazione della qualità eccezionale, siamo una superpotenza della qualità che nel mondo viene riconosciuta tale e con grande riscontro in termini commerciali, una crescita economica che però può essere ancora più forte grazie all'export, grazie a un consapevole consumo dei prodotti e utilizzando quella capacità unica delle persone, dei cittadini, degli esseri umani che è scegliere rispetto all'informazione corretta. E poi dall'altra parte c'è l'organizzazione del lavoro, quelle nobili filiere che partono dalla produzione, da una trasformazione attenta che nelle Marche per esempio troviamo non solo
come elemento forte, ma anche come capacità di valorizzazione, per esempio da parte della regione, di questi modelli produttivi che tornano al centro, che garantiscono anche equilibrio nel territorio e benessere per gli animali, un settore strategico fondamentale che noi dobbiamo sostenere, aiutare e che credo possa essere ancora una volta un elemento cardine per la crescita economica della nostra nazione e quindi per quell'equilibrio sociale che va ricercato. Scopra che mette sempre in qualche modo in guardia dai nostri prodotti, prodotti italiani. Guardi, non è che mette in guardia dei prodotti italiani, perché sarebbe non giusto, mette in guardia dai prodotti che per storia, per caratteristiche hanno sempre garantito qualità alle persone che acquistano. Questo ci preoccupa ancora di più. Certo, l'Italia è una nazione che ha gran parte dei prodotti di qualità che vengono usati e anche esportati nel resto del pianeta. Noi abbiamo sempre garantito un processo qualitativo molto elevato perché siamo abituati bene ai nostri cittadini, ma anche ai cittadini del resto del pianeta. Ma il Nutri-Score orienta, condiziona verso, in nome di algoritmi, verso alcune produzioni che poco hanno a che fare con processi naturali e invece e soprattutto con la capacità di restare agganciate al territorio. E credo sia un errore dal punto di vista del benessere considerare gli elementi che vengono indicati dal Nutri-Score come elementi fondamentali. Ci sono dei dati che parlano chiaro: noi siamo una delle nazioni che vive più a lungo, una longevità seconda solo al Giappone, quindi dovremmo poter essere garanti della qualità dell'alimentazione anche per il resto del mondo. Non ci arrendiamo a chi immagina di insegnarci a mangiare quando forse potremmo essere noi gli indicatori migliori per un'alimentazione corretta all'intero pianeta. La zootecnia italiana, io credo anche da questo punto di vista, sia un altro esempio virtuoso, il benessere animale messo al centro, grande garanzia di equilibrio, allevamenti intensivi ridotti al minimo, abbiamo visto anche le immagini degli allevamenti dei produttori di latte in questa regione, però c'è un tentativo di stigmatizzare invece l'allevamento, di porlo al centro dell'inquinamento, come se i nostri allevatori fossero colpevoli del cambio climatico, quando invece le cose non stanno affatto così ed è oggettivo. Oggi l'Italia e l'Europa rispetto ad altre nazioni sostanzialmente inquinano in maniera molto marginale, certamente non possiamo pensare a un mondo senza l'allevamento e senza l'agricoltura, che metterebbe davvero in discussione il nostro sistema creando disastri in termini di dissesto idrogeologico. Sono qui per la giornata del 60° anniversario della fondazione di Cooperlat e quindi siamo in attesa di incontrare anche i vertici anche nazionali dell'agricoltura per confrontarci anche con loro e sapere anche da parte loro quale sarà la prospettiva futura del nostro settore, che ha bisogno di essere rinforzato soprattutto a livello europeo. Si possono fare bilanci arrivati al 60° anniversario e anche qualche stima? Sì, Cooperlat è una grande famiglia. Prima di essere una grande azienda ha avuto momenti alti e momenti più bassi. Questo momento qui è una fase, diciamo, di crescita. È stata per noi che arriviamo dalla Lombardia un matrimonio sicuramente fortunato, perché Cooperlat ha un valore aggiunto che noi non abbiamo, quello della vegetale, perché la vegetale rappresenta un po' il core business dell'azienda. Comunque con Cooperlat abbiamo sempre avuto rapporti di stima e di riconoscenza, anche perché sono tanti anni, sono dall'89 che Sant'Angiolina Latte è in Cooperlat. Quali sono gli obiettivi riservati al settore agricoltura? La Commissione Agricoltura ha delle sfide di fronte veramente molto importanti.
perché i prodotti in generale della nostra tradizione agricola sono messi in discussione da un atteggiamento che, rincorrendo il desiderio di sostenibilità, rischia di sostituire il rapporto millenario che c'è sempre stato tra il consumo alimentare e la produzione naturale, quella che viene fatta attraverso la via allevatoriale, la produzione di latte e tutte le trasformazioni del latte. In questo caso non si tratta soltanto oggi di festeggiare un'azienda che ha raggiunto 60 anni di attività, ma si tratta di difendere un presidio di produzione che non ha soltanto effetti economici importantissimi per il nostro sistema allevatoriale, ma addirittura tiene insieme le aree interne della nostra regione, della nostra provincia, del nostro paese. Le aree più impervie, quelle che sono considerate le aree difficili da vivere, sono quelle che tengono vive i nostri allevatori. Perdere l'allevamento, perdere l'attività allevatoriale significa anche impoverire il nostro paese, anche impoverire quel presidio dei contadini e degli allevatori che sono i veri difensori dell'ambiente. Sono ben 11 le cooperative socie di Cooperlat. Come viviamo questa realtà? Ma per noi è un momento molto importante, perché la storia di Cooperlat è una storia che si intreccia con la storia di Confcooperative, e quindi è la principale cooperativa del settore lattiero caseario della nostra regione, che ha visto la cooperazione protagonista e, diciamo, rappresenta per noi, diciamo, un'esperienza innovativa, perché ha saputo 60 anni fa costituirsi nella nostra regione, fare sistema, aggregare, e attualmente è uno dei principali gruppi cooperativi a livello nazionale per la produzione di latte e di tutti poi i derivati della filiera lattiero e casearia. Per noi rappresenta un'esperienza molto innovativa, perché nel corso degli anni ha saputo sempre unire l'aspetto tradizionale, perché comunque il settore zootecnico lattiero caseario è un settore tradizionale, con gli aspetti più innovativi. Infatti è leader nazionale anche per la produzione dei latti vegetali, delle balsamelle, di tutti i vari prodotti anche di origine vegetale. Quindi noi sappiamo che il Green Deal pone delle sfide nuove nel campo zootecnico, e la cooperativa Trevalli è una cooperativa che è stata capace di innovarsi e quindi di affrontare questo periodo, diciamo, che presenta delle insidie, ma presenta anche delle tante opportunità. Quindi per noi è un vanto avere questa cooperativa nella regione Marche, e sappiamo che può essere sicuramente un protagonista per il rilancio delle nostre aree interne. Quindi diciamo che la nuova politica agricola, anche complemento regionale appunto della regione Marche, dovrà sostenere la crescita della nostra cooperativa facendo sistema con tutti gli allevatori della nostra regione. Presidente, motivo di orgoglio per la regione, un'eccellenza come la Trevalli. Sì, la Trevalli al 60° anno della sua attività fa capire quanto sia importante la collaborazione e la capacità di affrontare la sfida della crescita insieme. Oggi la cooperazione si pone come strumento di aggregazione di territori come quello marchigiano in settori particolarmente difficili come quello degli allevamenti, agricolo, ma anche nella pesca. Oggi noi siamo chiamati a dare delle risposte a queste piccolissime e medie imprese che rappresentano in realtà il nostro tessuto imprenditoriale, rappresentano le nostre autenticità, proprio coloro che portano la nostra regione e il marchio Italia nel mondo, e che vivono queste attività a momento di difficoltà, perché combattono contro chi vorrebbe la cancellazione di questa produzione nei nostri luoghi per modelli di sviluppo e di produzione completamente differenti, che prevedono lo smantellamento di eccellenze che non sono solo importanti per creare occupazione e dare diciamo alla filiera gastronomica una risposta importante, ma sono importanti perché per il tramite di queste imprese sopravvivono i nostri mari, sopravvivono le nostre colline, sopravvivono le nostre valli e sopravvive un territorio intero, che altrimenti non solo rischia lo spopolamento, ma rischia proprio l'autodistruzione, perché la manutenzione di tutti questi territori, di tutte queste aree, è impossibile alle istituzioni locali se non c'è un vantaggio in natura economica. Vedere interprete della marchigianità, il carattere di un popolo contraddistinto dalla passione per la difesa delle tradizioni come stimolo alle innovazioni, dalla trasmissione di memorie dinamiche, dal voler fare le cose per bene. Grazie.
appuntamento termina qua, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a voi dell'attenzione, arrivederci.